Varenne è il cavallo italiano più famoso degli ultimi 30 anni, il più grande trottatore nostrano di tutti i tempi. I suoi successi in giro per il mondo, i suoi trionfi all'America tra lo sventolio di bandiere tricolori che colorarono Vincennes in bianco, rosso e verde, sembrano ricordi freschissimi, e invece nonno Varenne ha compiuto il 19 maggio 22 anni. In pratica, il capitano è un arzillo vecchietto sulla settantina. Vecchietto sì, ma ancora pimpante e voglioso una volta l'anno di lasciare il suo mestiere di stallone, che gli ha regalato finora più di 2000 figli sparsi in tutto il mondo, per farsi coccolare dalla gente, carezzare dai bambini e abbassarsi come solo lui sa fare, per regalare un sorriso anche ai meno fortunati in carrozzina e sentire ancora una volta il profumo, seppur indiretto, della competizione all'interno di un ippodromo. Sarà l'impianto di Albenga ad ospitare giovedì 3 agosto il Varenne Day, con proventi devoluti in beneficenza alla Casa Arche Onlus. Una torta di carote e mele per il campionissimo e una serata speciale, naturalmente, con le corse per il pubblico, che potrà apprezzare i professionisti ma anche protagonisti occasionali nella Corsa delle Stelle, nobilitata dalla presenza tra gli altri del Diablo Chiappucci. Gli occhi però saranno tutti per nonno Varenne, attore da Oscar, anche a 22 anni suonato.